sono all'interno della mia azienda Sarzana, nel parco di Montemarcello del Magra. In questa zona di circa 15 ettari coltiviamo basilico genovese DOP biologico. Queste foglie di basilico non si trovano in commercio, nei negozi e nei supermercati, in quanto è un prodotto destinato a un utilizzo di semilavorato per l'industria alimentare. Noi abbiamo un'azienda di trasformazione dove, oltre a coltivare e raccogliere basilico, trasformiamo in semilavorato circa 2 milioni di chili di foglie fra biologico e convenzionale. Questo basilico genovese DOP, appena tagliato e lavorato entro un'ora dalla raccolta, è un ingrediente fondamentale per la produzione di un semilavorato d'eccellenza destinato a un pesto alla genovese di alta qualità. All'interno di questo pesto troverete tutta la parte aromatica organolettica di una foglia fresca appena raccolta, che verrà processata nell'arco di un'ora. Facciamo un gioco, un esercizio di fantasia. Sì. Se noi fossimo nell'Ottocento, in questo momento, io e te potremmo essere due signori inglesi che fanno il loro grand tour e quindi tappa obbligata, no, Porto Venere. Questo potrebbe essere un'escursione? Beh, assolutamente sì. Sì, e quindi tu a questo punto però mi dovresti portare alla grotta di Lord Byron, il nostro connazionale, l'illustrissimo poeta romantico. Sì. Un personaggio che ha dato il nome a uno dei posti più simbolici e romantici di Porto Venere, la Grotta di Byron. Posto unico, particolare, plasmato dal mare, dal vento, dalle onde, un'insenatura naturale dove pare che lui, in una sua escursione italiana, scoprendolo, sia rimasto affascinato e abbia deciso addirittura di passare qualche notte dentro uno degli anfratti che gli ha dato ispirazione, tra parentesi, nella creazione di un suo romanzo molto famoso, Il Corsaro, perché se uno legge questo romanzo nota delle caratteristiche in comuni con questa grotta. Io ho letto anche che lui aveva dei problemi al talone di Achille, zoppicava, ma invece era un grandissimo nuotatore. Aveva sì dei problemi fisici che non gli hanno impedito però di compiere delle imprese incredibili, perché era un nuotatore formidabile. E tra l'altro si narra che appena arrivato a Porto Venere, ha saputo della notizia, della presenza del suo amico Shelley a Lerici, non abbia perso tempo e si sia buttato in mare, abbia attraversato tutto lo specchio acqueo, 8 chilometri, che tra l'altro non sono pochi, per raggiungere e abbracciare il suo amico. I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain, I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Oh, che c'entrerà Frank Sinatra con tutto questo? Tu te la ricordi Natalina Garaventa? Se la ricorderà mia nonna forse. Certo. Comunque, mamma di Frank Sinatra. E Ligure, abitava. Ligure, Lumarzo, siamo in Liguria, siamo nella zona del basilico. E quindi probabilmente Frank Sinatra guardava la mamma e assaggiava il prodotto che la mamma faceva al mortale. Beh, sicuramente. Tant'è vero che è stato conquistato dai sapori della fanciullezza, no? Quindi questo pesto principe dell'agricoltura di questi territori. Sì, basilico principe dell'agricoltura, pesto principe della gastronomia. Il consorzio ha cominciato a difendere il basilico tradizionale che usavano le mamme genovesi e si è sviluppato tutto un mercato interessantissimo legato all'agroindustria. Però il pesto, noi abbiamo nella nostra memoria storica le mamme, le nonne che facevano il pesto come la mamma di Frank Sinatra, col mortaio. Poi si è passati al frullatore, poi le mamme hanno sempre meno tempo e quindi spesso ci si rivolge alla gastronomia pronta. Quindi
anche l'agroindustria ha saputo adeguarsi ai tempi e quella più attenta cerca degli ingredienti di altissima qualità. Quindi non solo per dare la possibilità a tutti di avere a casa un pesto di buona qualità, ma anche per la sicurezza. Certo, certamente, ossia, i controlli che si fanno sui prodotti certificati e i disciplinari stessi sono molto rispettosi delle norme. Le norme generiche esistono e valgono per tutti, per l'amor del cielo, però i prodotti certificati sappiamo che sono soggetti a una serie di controlli in più. Insomma, ci possiamo fidare. Certamente. E questo è già una cosa importante. Roberto, io in generale mi fido degli agricoltori, contadini e poi anche artigiani. Mi fai bene. Pesto, e su quello c'è da fidarsi. Assolutamente sì. E allora, stiamo facendo il pesto come si faceva una volta. Tradizionalmente con il mortaio e il pestello. E il pestello. Però vedo un ingrediente che, voglio dire, qua ci sta un dibattito su questo. Fa discutere. Da discutere. Quindi qua siamo a Levante. Siamo a Levante. E a Levante usano... Si usava un tempo, si continua ad usare ancora oggi, le noci. Le noci. Le noci. Non solo le noci. Ecco il genovese che si... Già da Genova, dalla zona del Ponente... È tabù. Noi abbiamo i terreni adiacenti al laboratorio, si raccoglie mattina presto il basilico fresco, si porta in laboratorio, si lava, si asciuga e si tritura già in olio e sale per fare... Olio extravergine di oliva, si fa questa crema di basilico che viene conservata poi per tutto l'arco dell'anno. Io dico sempre che il pesto è come una canzone, ognuno lo deve interpretare secondo i suoi gusti. L'importante è che usi il basilico genovese dopo, che è il prodotto che proprio certifica... È l'ingrediente principale, che comunque caratterizza molto il pesto, è il basilico. Siete proprio liguri, non ci siete da fare. Il basilico su tutto, come si dice a casa mia. Fai come se fosse a casa tua, ma ricordati che sei a casa mia. Noi qui a Levante, siamo a Levante, lo facciamo con le noci. E io lo mangio lo stesso. Bravo, ci sei piaciuto.